Uè, bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Mini. Non ce la facevo ragazzi, non ce la facevo, ho voluto investire un deca, 10 euro per l'acquisto del pass battaglia di Clash Mini che volevo aprire insieme a voi. Come vedete, The Adventure Begin in alto, 62 su 1 mi sono state date immediatamente nel momento in cui ho acquistato il pass battaglia e oggi volevo appunto fare questo mega unboxing di tutti i chest che ci sono. Sono 24 livelli per fare un determinante upgrade al mio deck. Apriamo subito intanto lo step numero 1, boom, 250 di gold, facile. Questi arrivano proprio così, aia, andiamo a 678. Step numero 2, qua invece ci sono dei forzieri. Di piano, 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 che ci troviamo dentro? 3 dei barbari per l'eroe. Purtroppo ce l'ho ancora a livello 1, bisogna potenziare anche questo. Piano, piano, qua c'è un forziere un pochettino diverso. Ora io non so, non ho ancora capito bene la rarità dei forzieri, come funziona, però vedendo la grafica a me questo forziere piace un po' di più e quindi lo apriamo, vediamo che cavolo c'è dentro. Piano, piano, porca, 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 5 Countess, il conte, l'eroe, quello che si trova appunto o nel negozio o aprendo qualche baule. Non è possibile sceglierlo allo start. Allora, questo qui invece è un baule gigante. Secondo me c'è dentro roba interessante. Ma quanto è grande! È enorme! Lo proviamo ad aprire, lo proviamo ad aprire piano. Piano. Porca, porca, porca! Tre regine degli arcieri, il mio eroe principale. C'è dentro un altro baule. Porca! Quattro conti. Ok. E ce n'è ancora un altro. Oh, porco Giuda! C'erano in tutto 10 eroi. Wow! 3 regine, 4 conti e i barbari. Qua ci prendiamo invece i gettoni per il ranked. Molto pulito, 3 gettoni per il ranked che non ci fanno assolutamente schifo. Vi ricordo, gettoni per il ranked fondamentali per poter salire appunto di rank mentre giocate le partite in ladder. Attenzione, qua c'è un altro baulettino morbido! Ma porca miseria! Ma continuiamo a trovare il barbarone. Non so se lo potenzio il barbarone, raga. Step numero 7. Baule era ancora quello grigio. Wow! Io sono molto propenso, ragazzi. Nel momento in cui sblocco lo Shield Maiden ad utilizzarlo. C'è un altro forziere gigante. Vediamo che cavolo c'è dentro. Oh! Oh! 8 monaci! E lo sblocchi nel momento in cui trovi i primi 10. Ouch! Se trovo dentro lo Shield Maiden impazzisco. Oh, 4 regine. Porca miseria. 8 monaci e 4 regine. 250 di gold puliti invece. Questi ci servono sempre comodo il gold, visto che è difficilissimo farlo. Livello numero 10. Oh! Uè, ragazzi, intanto voglio sapere nei commenti se vi sta piacendo oppure no Clash Mini. Come vi trovate? Come vi sembra? Ditemi un po'. Io personalmente mi sto divertendo un sacco! Ce ne sono dentro ancora 6 di conti! Porca miseria, a livello 3 lo ficco dentro nel deck, io lo dico, nel senso. Diventa violentissimo, diventa. Piano, piano, piano. Altri 4 monaci. Il monaco mi piace fino a un certo punto. Livello 12, 10 gemmine. Le 10 gemmine sono sempre, dai, sono sempre piaciute. Ficca dentro 10 gemmine. Ok. Livello 13, c'è un altro baule giant. Dammi i conti, dammi i conti, dammi i conti, dammi i conti! 4 Shield Maiden, let's go! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Finalmente sbloccato. Devo però portarlo almeno a livello 2 o 3. Let's go! Altri 4 conti, easy. Piano, 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 4 regine! Mamma mia, ma trovi un botto di eroi, ragazzi, nel pass battaglia acquistato! E 2 monaci. Abbiamo trovato una valanga di eroi, una valanga. Livello 14. Dai, 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 dai. Ancora 4 barbaroni. Ok, va benissimo. Vabbè, ma non trovi truppe, trovi solamente eroi. What? Guarda che non abbiamo ancora trovato una truppa. Troviamo
3 gettoni per la challenge. Perfetto. Livello numero 16. Ancora 6 monaci. Ouch. Dobbiamo fare adesso determinante cose, ragazzi, perché voglio potenziare. No, dai, però adesso dammi per favore o gli Shield Maiden o i conti, ti prego. Livello 18, ero a livello 24, quindi ancora 4 monaci, ma porca miseria. Non voglio tutti questi monaci, voglio i conti. Piano, piano, e vabbè, niente, 7 barbari. O i conti o gli Shield Maiden, ti prego. Livello 20. Ouch, niente, ancora i barbaroni. Dai, ma porca miseria, ma come ancora i barbaroni? Livello 20. Oh, a livello 22 c'è il baule, quello figo. 10 gemme, va benissimo, ficca dentro anche le gemmine. Ok. Oh, qua c'è un botto di roba dentro. 4 monaci. Va bene, dai, 4 monaci. Dammi il Shield Maiden o i conti. 3 Shield Maiden, molto bene. Oh, e 3 bar. Niente, questi qua ce ne abbiamo veramente una valanga. Va bene. Penultimo baule del pass battaglia da aprire, let's go, dentro così. Quasi a livello 3 il conte, ragazzi. Quasi a livello 3 il conte. Allora, ho capito una cosa, nel pass battaglia trovi solo gli eroi, dovremmo esserci. Ed infatti io sono fermo a livello 24, abbiamo aperto il mondo. Porca la miseria. Allora, io personalmente terrei i gold per upgradare il conte. O andare avanti con la regina. Voglio vedere un attimino nel pass battaglia se c'è qualcosa di interessante, soprattutto negli eroi. Ci sarebbe un mago elettrico da 750 che si potrà... Intanto ci prendiamo i 5 gettoni gratis per le challenge di oggi. Perfetto. E ne abbiamo 11. Va bene, queste poi sono le cose a pagamento. Caspita, il mago elettrico per 750 si potrebbe anche prendere. Anche perché ieri stavo facendo delle sfide. Oggi abbiamo come sfide: gioca 5 partite con la Valchiria, usa le abilità di Clash 5 volte, distruggi 15 nemici, perché è importantissimo, ragazzi, fare le quest. E come vedete, il mio deck, allora, voglio togliere un attimino la Battle Healer e ficcarci dentro il Valchirione. Sto pensando un attimino, il Valchirione, perché inizia a pesare un po' troppo il deck. Allora, l'Electro Wizard è devastante da tenere da dietro. E in realtà anche il Boiler qua è che ne ho uno solo. L'Electro Wizard con il con la sua abilità, voglio un attimo vederla, perché io quasi 750 li investo. Lui ha danneggia e sciocca e stun due nemici, ma se lo sblocco, enemy loss energy when hit. Porca miseria, se sblocco un'altra stellina del mago, i nemici perdono anche energia e quindi non possono utilizzare le abilità. Porca miseria, 750 gold sono tanti, dai, fichiamoci lì dentro. Vai, dentro così. Lo compro. Secondo me il mago elettrico è una delle carte più forti in assoluto, ragazzi. Forse siamo... No, non siamo ancora saliti di livello. Io direi che la possiamo provare. Sto pensando se lo voglio tenere così oppure no. Non sono convinto del boiler. Gli ficcherei dentro le guardiole, È un buon deck, Proviamo. Non ho toccato ancora gli eroi, Siamo contro JDid 34. Allora, vi ricordo, per chi non lo sapesse, che queste piattaforme con sopra l'elettricità, in questo caso, potenziano e ricaricano velocemente l'elettricità delle truppe. Guardate adesso la mia guardia, la barretta verde sotto. Guardate che roba. Vedi, lui adesso può già praticamente quasi utilizzare la sua abilità, che è lo scudo, ed infatti viene stunnato ma aveva lo scudo. Vediamo se la regina riesce ad aiutarci, tirare giù il Gran Cavaliere. Perfetto, Gran Cavaliere tolto, rimane solamente il Countess, ma abbiamo ancora 3 truppe, quindi addirittura il nostro scheletro gigante non era ancora esploso, quindi let's go! 1-0 per noi, molto molto bene. Andiamo avanti.
Diamogli una mano. Voglio vedere se c'è il mago elettrico. Il mago elettrico lo utilizziamo. E utilizziamo anche lo Spergoblin. Tenendo però più indietro di nuovo la guardia, così si può ricaricare. Vediamo se lo Spergoblin ci aiuta. C'è una truppa sulla line. C'era il Gran Cavaliere, attenzione! Fantastico, si è caricata l'energia intanto della guardia, che può utilizzare lo scudo, quindi non va giù. Esplode il nostro scheletro gigante. Mamma mia, ragazzi, il mago elettrico ha fatto un devasto! Il mago elettrico supercharge ha stunnato 4 nemici. Oh my god! Andiamo avanti. 2-0 per noi. Qua potenziarlo sarebbe veramente interessante. Però io voglio dare ancora un po' più di potenza alle guardie. Pericoloso, eh. E anche al mago elettrico. Potevo giocare diversamente. Potevo caricare il mago elettrico e non la guardia qui. Comunque va bene. Perfetto, intanto lo scheletro gigante che si prende la briga di danneggiare le sue truppe. Via il Gran Cavaliere. Guarda, mamma mia, ragazzi, il mago elettrico è stato l'acquisto più intelligente. Il mago elettrico è stato l'acquisto più intelligente. Ha fatto un macello. Ha fatto un macello. Facciamo un altro game. Intanto usa Clash of Bliss 5 time. Knockout i nemici. Vinci 9 partite molto morbide. Vai, un altro game dentro così. Ah, questo c'ha lo Shield Maiden. Le altre piattaforme invece, come queste con la stellina, io ci ficco dentro il mago elettrico. Queste altre questa la perdiamo il primo round. Questa piattaforma mantiene la salute della truppa per più tempo. Quindi io ci metto sopra il cavaliere. È ovvio che lui ci giochi sopra lo Shield Maiden, ovviamente. Esatto, perché il mago elettrico viene hittato dal miner. Il cavaliere, vediamo se riesce ad avere fantastico un po' di shield. E poi il mago elettrico riesce a togliere, per fortuna, con la zap, il miner. Oh my god! Oh my god! Non pensavo... Ragazzi, il cavaliere è un'altra di quelle carte che dovete tenere in considerazione, perché è troppo forte. Scheletro gigante. Ma giochiamo già qua il cavaliere. Diamogli un certo upgrade. E spostiamo il mago elettrico, che mi deve aiutare. No. No, lo gioco così. Se lui mi rimette lì il miner, amen. Però se metto giù le truppe di là, orco giù dal peccone brutto. Però attenzione, perché forse si avvicina, esatto, allo scheletro giant. Dai mago, ti prego, prendi l'abilità che arriva adesso. Let's go, sono stunnati. È andato via anche il peccone, incredibile. C'è ancora il cavaliere contro il mago elettrico. Piano, c'è anche lo Shield Maiden, però non l'avevo visto. Dai mago, stunna tutto. Let's go! Era ancora vivo il cavaliere, ragazzi, ma quanto è forte. Cavaliere must to have nel deck. Anzi, io gli darei un piccolo upgrade se ce l'abbiamo. Bene. Upgrade al cavaliere. Spergoblin. Guardiole. Ma le giochiamo così. Giochiamo così. Pericoloso, potrei prendere una botta alla regina che non va bene. E infatti c'era l'arciere lì davanti. Però per fortuna non subisce il primo attacco del miner, che è obbligato ad avvicinarsi. Dovrebbe esplodere fra poco, io mi auguro, il nostro scheletro gigante. Miner tolto, ci abbiamo ancora 3 truppe dietro. Lo scheletro non è ancora esploso, ma esploderà adesso. Abbiamo perso il cavaliere. Esplodi, scheletro. Ok, giù il... Non ce la facciamo. Attenzione, perché si riporta in linea. 3-1. Potenziamo il mago. Potenziamo le guardie. Giochiamole così. Incrociamole. Qua c'è una. Sì, facciamoli subire subito il danno dallo Spergoblin. Ho tenuto il nostro cavaliere sull'abilità che prende la cura. Ok, il miner è ancora lontano. Cosa pericolosissima di giocata, ragazzi. Però il cavaliere ha un po' più di salute. Come vedete c'è una croce gialla sopra. Bello qua, intanto l'attacco del mago. Attenzione, e poi serve la regina. Ok, siamo 4 truppe V1. Via il Gran Cavaliere. E abbiamo fatto benissimo. Let's go. E andiamo a portarci a casa la terza win. Nice.
Ragazzi, ci apriamo al volo le quest. Knockout 15 enemies, quindi ci prendiamo di nuovo una carottina d'oro, quello che sia, per il pass battaglia. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, raga. Aiutatemi a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video di trucchi, strategie di Clash Mini. Ciao!